Una chiave dinamometrica viene utilizzata per il corretto serraggio dei bulloni alla coppia prescritta e di conseguenza avere la corretta trazione. La chiave dinamometrica è anche utilizzata per avere la stessa coppia di serraggio sui diversi bulloni. Inoltre impedisce che la filettatura dei dadi e bulloni venga danneggiata o che si distorga la testa del bullone. La chiave dinamometrica a scatto è il tipo più usato che permette di preimpostare la coppia prescelta di serraggio. MOOC raccomanda di utilizzare una chiave dinamometrica e settare i valori di coppia secondo quanto prescritto dal costruttore del veicolo. I valori di coppia indicano a che serraggio devono essere fissati i dadi e bulloni per garantire il corretto e preciso fissaggio della sospensione. Ogni valore di coppia è stato determinato dal costruttore che sviluppa la sospensione, basato sulle dimensioni e funzionalità dei bulloni. Quando si sostituisce una parte della sospensione, assicurarsi di rispettare i valori di coppia prescritti dal costruttore, che non è possibile impostarli con una chiave standard. La chiave dinamometrica utilizza un arresto a sfera e la molla nella testa della chiave emette un click non appena viene raggiunta la coppia impostata. L'utilizzo di una chiave standard non fornisce queste informazioni, dato che la coppia applicata è indefinita. Si raccomanda di non continuare a serrare una volta ottenuto il click, evitando così sovraserraggio. Si noti che la molla all'interno della chiave dinamometrica è una parte dell'attrezzatura già calibrata. Si consiglia di azzerare la tensione della molla quando si ripone lo strumento. Ciò permette di mantenere la chiave calibrata per un periodo maggiore. Una chiave dinamometrica permette una maggiore accuratezza quando si installano dei componenti MOOC e garantiscono al meccanico una coppia controllata, al contrario di una chiave standard. Dadi e bulloni possono essere soggetti ad usura e ruggine, quindi dovrebbero essere sempre sostituiti e il serraggio dei Silent Block dovrebbe sempre essere fatto quando il veicolo è a terra. Quando si rimontano le ruote, si raccomanda di utilizzare la chiave dinamometrica invece della chiave standard. Make sure you come back to Garage Gurus CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus Online course catalog.